sorpresa per il grande numero di visitatori che fanno dell'esposizione un luogo di incontro in un mondo in cui purtroppo si moltiplicano i muri. È stata la prima impressione che il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin ha avuto entrando nel villaggio di Expo 2015. Una visita, la sua, dedicata soprattutto al padiglione della Santa Sede e a Palazzo Italia, dove è stato accolto dal ministro Graziano Del Rio. Un momento di condivisione e di comunione, questo secondo il porporato può essere Expo, un'occasione di incontro e di dialogo, un ponte tra popoli, culture e religioni, ha aggiunto riprendendo immagini care a Papa Francesco e più volte usate dal pontefice nel corso della sua recente visita a Cuba e negli Stati Uniti, in un tempo in cui ancora troppi muri devono cadere. Mentre purtroppo si stanno moltiplicando i muri, e questo ci dà una tristezza enorme perché pensavamo che i muri erano stati abbattuti tutti, ma c'è sempre la tendenza a ricostruirli. Purtroppo occasioni come questa possono aiutarci a riflettere che l'unica possibilità di vivere insieme, umanamente, di vivere insieme felicemente, è quella di incontrarci. In una esposizione universale dedicata a nutrire il pianeta, il padiglione della Santa Sede e l'edicola della Caritas, visitati da più di 1 milione di persone, hanno, secondo il segretario di Stato, raggiunto l'obiettivo di essere un invito alla riflessione sui grandi problemi dell'uomo e sulle risposte che la Chiesa offre. Quasi, ha aggiunto, la traduzione plastica dell'invito del Papa all'ONU a dare una risposta umana ai problemi vissuti da ogni persona e da intere popolazioni.